Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo una puntata speciale di Formula 1 notizie extra perché ci sono cambiamenti organizzativi dentro la Ferrari. Si dice addio al modello orizzontale che era stato instaurato nel 2016 e si rimpiazzerà questo modello per un altro di cui non hanno tuttavia le idee molto chiare. Si crea una nuova area, un nuovo dipartimento e ritorna Rory Byrne, quasi quasi a tempo pieno. Rory è il grandissimo progettista di macchine come la F2002 e la F2004, quindi vi date un'idea che è una persona abbastanza competente. Vi propongo il comunicato della Ferrari. La scuderia Ferrari Mission Winnow comunica di aver rivisto la struttura organizzativa dell'area tecnica al fine di renderla più efficiente e orientata allo sviluppo delle prestazioni, rivedendone l'impostazione in maniera da definire una catena di comando non più orizzontale e affidando ai responsabili di ciascuna area tutte le deleghe necessarie al raggiungimento degli obiettivi preposti. A tale scopo è stata creata una nuova area denominata Performance Development, affidata alla responsabilità di Enrico Cardile. Le altre aree di competenza rimangono inalterate. Enrico Gualtieri è responsabile delle Power Unit, Lauren Mekies è direttore sportivo e responsabile delle attività in pista, mentre Simone Resta rimane a capo dell'area ingegneria telaio. Beh ragazzi, allora questo è stato il comunicato ufficiale, vi dico la mia. Questi cambiamenti non sembrano profondissimi, vero, ritorna Rory Byrne che fa un piacere enorme, ma dobbiamo essere sinceri, una monoposto moderna ha quasi nulla a che fare con la F2004. Rory non ha stato coinvolto nel processo di design completo di una monoposto da molto tempo, quindi non so se sarà una garanzia. Comunque tutto aiuta. Credo che comunque quello che stiano cercando da fare, almeno oggettivamente la penso così, è guadagnare un po' di tempo ed evitare una marea di licenziamenti che magari non servirebbero a nulla. Vediamo un po' quello che è successo con Aldo Costa. Ora invece vi propongo le dichiarazioni di Mattia Binotto. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, abbiamo voluto intervenire sulla struttura organizzativa dell'area tecnica in modo da rendere sempre più veloce ed efficiente il processo di idealizzazione e sviluppo della prestazione della vettura. C'era bisogno di dare una sterzata identificando in maniera più netta responsabilità e processi e al tempo stesso ribadendo la fiducia dell'azienda in questo gruppo tecnico. L'area affidata ad Enrico Cardile, che si avverrà del contributo ed esperienza di Rory Byrne e continuerà a contare su un tecnico preparato come David Sanchez, sarà il fulcro dello sviluppo della prestazione della monoposto. Siamo convinti che il valore delle persone Ferrari sia di assoluto livello e non abbia nulla da invidiare a quello dei nostri maggiori concorrenti. Però dovevamo intervenire per dare un segnale forte di discontinuità, alzando l'asticella delle responsabilità dei leader di ciascun area. L'abbiamo detto più volte, ma vale la pena ripeterlo. Abbiamo iniziato a gettare le fondamenta di un processo che ci deve portare a costruire un nuovo ciclo vincente durato nel tempo. È un percorso lungo che può subire delle battute d'arresto come quella che stiamo vivendo attualmente in termini di risultati e di prestazione, ma che ci deve vedere reagire con forza e determinazione per ritornare il prima possibile ad essere protagonisti assoluti in questo sport. Questo è ciò che vogliamo tutti noi e quello che si aspettano i nostri tifosi in tutto il mondo. Beh ragazzi, queste sono le parole di Binotto. Ora comunque vi darò un'opinione della situazione attuale e di come penso la Ferrari possa diventare di nuovo competitiva. Inizio con la SF1000 e vado ad essere giusto. Credo che questa monoposto non sia un riferimento, ma non esiste, che avrebbe fatto così male con i cavalli che doveva avere. Non sarebbe mai stata di sicuro un riferimento assoluto. Ma se vediamo, quasi tutte le monoposto attuali sono delle evoluzioni dei modelli precedenti, quindi
Capisco un po' la strada che ha cercato di intraprendere la Ferrari, anche se si vedeva che i modelli precedenti magari non erano dei riferimenti assoluti. Comunque Binotto si è arreso ed ha riconosciuto che la SF1000 non ha nessun futuro. Bisogna reagire e il progetto complessivo della vettura va rivisto, pur consapevoli dei limiti regolamentari esistenti. Queste sono le parole di Binotto. Ma dopo vi propongo delle parole che sono ancora più forti, che riguarda quello che è successo con la Ferrari, con questa Power Unit 2020, che ha perso qualcosa come 60 cavalli. Allora, un paio di giorni fa, Giorgio Terruzzi ha raccontato al Corriere della Sera come una squadra stesse facendo spionaggio industriale ai danni della Ferrari. In teoria sarebbe stato un tecnico della FIA che vuole rimanere anonimo ad ammettere questa ipotesi. Lui avrebbe riconosciuto tra l'altro come tutte le power unit della griglia in un modo o l'altro siano irregolari. Ho detto tutto, diamoci un'idea. Come sia, è da anni che la FIA ha dei problemi a fare bene il suo lavoro. Il caso Racing Point Renault è un chiaro esempio dove la FIA e lo stesso Tom Bassis hanno ammesso come avevano fatto solo un'analisi superficiale per dichiarare i cesti di freni della Racing Point legali. Diamoci un'idea. Come sia, sembra che Binotto abbia molti dubbi sulla Power Unit Mercedes e l'ha fatto sapere in un'intervista, ma di richiamo alla FIA, di un richiamo ufficiale, perché ci sia un'investigazione, non se ne parla. Vi propongo le dichiarazioni di Mattia Binotto. È interessante notare la differenza nelle poche sessioni di rettilineo su questa pista, tra alcune macchine e il resto del gruppo. Ovviamente queste parole non sono state prese bene da Toto Wolff, che ha detto come quello che Mattia Binotto aveva detto erano delle stronzate. Strano vedere come Toto Wolff abbia cambiato molto l'atteggiamento con Mattia Binotto, con cui prima sembra avesse un rapporto abbastanza cordiale, ora invece non se ne parla nemmeno. Beh, ormai è questa la situazione attuale e se molti di voi vi state chiedendo perché la Ferrari non fa nulla, la realtà non la so, ma la mia opinione è che la Ferrari non ha prove concrete. Non è la stessa cosa un'ala illegale dove tu e tutti possono vedere l'elemento in questione che l'interno di una power unit. Questa è una ragione, sicuramente un'altra ragione, ed è inutile mentirci, è che la Ferrari nella Formula 1 attuale ne guadagna molto. Infatti il 38% dei proventi dei diritti TV magari sono troppi come per considerare sfidare la FIA e Jean Todt. Comunque, prima di chiudere, vorrei farvi sapere un po' cosa farei io nella posizione di Mattia Binotto. Per prima cosa vi dico che mi prenderei Andy Cowell, che era l'ex ingegnere in carico delle Power Unit Mercedes, del suo sviluppo. Cosa che magari la Ferrari ha potuto anche fare, ma ora c'è questa specie di gardening leave che praticamente ti costringe a non poter entrare a lavorare dentro un'altra squadra senza prenderti un anno di pausa. Vi ricordo che la Ferrari ha tempo fino al 2021 per soluzionare il problema Power Unit, altrimenti sarebbe in svantaggio fino al 2025. Un'altra cosa sarebbe quella di sfruttare il regolamento al massimo, cosa che finora la Ferrari non ha fatto. Cosa voglio dire? Per esempio, provare un muso in stile Mercedes già lo potevano fare quest'anno e magari anche nel 2019, magari anche prima. Ormai, se devono fare il ridicolo nel 2021 e provare una power unit per gara, che facciano pure, che considerino qualsiasi soluzione e che cerchino in ogni modo possibile di mettere in pista la monoposto 2022 prima di tutti ed in maggior segretezza. Dovrebbero spingere molto di più sull'innovazione costante. Servono non un'aria dentro la Ferrari, ben tre. La prima per cercare dei vuoti regolamentari, gente tutto il giorno a cercare questi vuoti. Un'altra per sviluppare soluzioni talmente innovative che non le ha visto mai nessuno.
e l'altra per sapere cosa stanno facendo gli altri. Per il resto la Ferrari deve farsi rispettare e questo vuol dire saper far politica. Se lo devono fare, lo devono fare. Insomma, con le regole 2022 che facciano della Sauber una racing point e che permettano alla gente che lavora in ogni area scegliere i loro capi, così non ci sono più scuse e non si parla più di questi problemi di correlazione in galleria del vento che già ormai non si può sentire, la stessa scusa dal 2009. Insomma, chi sarebbe migliore per scegliere le persone a carico di un'area determinata che quelle persone che lavorano in quell'area. Credo che sia senso comune che se tu lavori in un'area più o meno conosci quello che stai facendo, no? Non bisogna essere un genio, bisogna soltanto avere un po' di senso comune. Binotto ha detto che non voleva tagliare le teste e magari oggettivamente non è necessario, ma di sicuro dentro la divisione Formula 1 serve il meglio del meglio. Insomma, devono rivoluzionare un po' tutto, mentalità inclusa. Beh, ragazzi, allora per questa puntata di Formula 1 Notizie è tutta, una puntata dedicata 100% alla Ferrari. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere quali sarebbero le vostre idee per soluzionare questo problema che ha la Ferrari oggi e se credete che la causa principale di questi problemi risieda nella Power Unit. Beh ragazzi, come sempre, io vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, vi saluto, vi auguro a tutti una bellissima giornata e ci vediamo alla prossima con un altro video.